Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come ricreare il trucco che indossava Meghan nel suo matrimonio con il principe Harry. Prima di iniziare con il tutorial, credo che lei era davvero fantastica, cioè era perfetta, bellissima, stupenda. Era super semplice, ma emanava una luce pazzesca. Secondo me era davvero bellissima. Non so se avete visto la diretta e la davano su Real Time, parlavano Katia, Enzo, Miccio e altri due tizi che non so chi fossero. Comunque mi hanno davvero infastidito perché sembra sempre che le persone devono trovare qualcosa per criticare qualcos'altro, per criticare qualcun'altra persona. Stavano parlando del bracciale che non andava bene e quello non andava bene, il vestito era troppo semplice e faceva le pieghe, mi hanno davvero tanto infastidito. Lasciamola stare, poverina, era una ragazza bellissima, super semplice. Si stava sposando con l'uomo dei suoi sogni, era il matrimonio dei suoi sogni. Secondo me era davvero bellissima, con tutto che a me il vestito personalmente non piaceva, nel senso che io non metterei mai quel vestito. Secondo me a lei stava davvero benissimo e per una volta, invece di criticare sempre tutti quanti, cerchiamo di vedere il positivo. Secondo me era davvero bellissima e voglio ricreare questo trucco perché è davvero semplicissimo. Il trucco era super semplice ma d'effetto, cioè esaltava la sua bellezza senza nasconderla, e vi faccio vedere come ricrearlo, così tutte le persone che si sposano, che hanno un evento ma che semplicemente vogliono ricreare il suo look, possono farlo. Ho davanti a me pochissimi prodotti e vi faccio vedere quanto è semplice ricreare il trucco che indossava Meghan nel suo matrimonio. Partiamo dalla base, dovete applicare crema idratante e burro cacao per preparare la vostra pelle al trucco. Il trucco della base di Meghan era molto molto semplice, naturale, sembrava quasi che non indossasse nulla, anche se secondo me qualcosa aveva, cioè non era proprio a pelle nuda, aveva un fondotinta leggerissimo e un velo di cipria. E aveva questa pelle super luminosa, quindi inizio applicando un primer illuminante, questo qui è il Wonder Glow di Charlotte Tilbury, e lo metto su tutto il viso per avere questo effetto di pelle luminosa. Ora, prima di mettere il fondotinta, siccome io ho delle occhiaie molto evidenti, voglio andare a correggerle appunto prima dell'applicazione del fondotinta, in modo che il risultato sia davvero naturale, visto che lei sembrava quasi non indossare correttore, anche se ce l'aveva, però il risultato era così naturale che sembrava quasi non avere nulla. Quindi correggo le mie occhiaie prima del fondotinta in modo che questo correttore poi si andrà a nascondere con il fondo. Ora applico il fondotinta, io ne utilizzo uno leggero e luminoso, sto parlando del Bourjois Healthy Mix Foundation. Scegliete il fondotinta in base alle vostre esigenze. Meghan, vi ripeto, aveva una base molto leggera, io voglio ricrearla e quindi utilizzerò un fondotinta così molto leggero e luminoso. Lo stendo con il pennello e una volta che ho finito poi lo andrò a tamponare con la spugnetta. Ne metto uno strato davvero leggero perché voglio che la mia base sia quasi impercettibile, come se non avessi nulla sul viso. Ora prendo una spugnetta pulita e tampono tutta la base in modo che vada ad assorbire l'eccesso del fondotinta e fondo il fondotinta che ho applicato con la mia pelle. Addirittura a lei si intravedevano le lentiggini qui sulle guance, quindi significa che la base era davvero molto molto leggera e naturale. Però ragazzi, devo dirvi una cosa, secondo me lei ha veramente dimostrato che delle volte la semplicità è la chiave vincente, secondo me era davvero bellissima. E forse lo dico anche un po' a discapito del mio canale, nel senso che qui parliamo di make-up e delle volte facciamo dei trucchi esagerati con ciglia finte lunghissime, foltissime, con ombretti super colorati, però secondo me in questa occasione e delle volte la semplicità è quella che fa la differenza. Ok, ora utilizzo un filo di correttore, io metto il Maybelline Fit Me nel numero 15 e lo metto qui nella zona delle occhiaie. Ne metto un primo strato abbastanza leggero, poi se vedo che ne ho bisogno ne aggiungo ancora dell'altro. Ok, l'effetto mi piace così, anche se le occhiaie non sono coperte al 1000%. Ora prendo lo stesso correttore e ne metto un filo qui sul mento e al centro della fronte. Questo è perché creando dei punti luce il viso sembrerà più tridimensionale e anche quando fate le foto del vostro matrimonio l'effetto sarà molto più bello.
Prima di fissare tutta la base utilizzo un primer sugli occhi e utilizzo questo qui di Smashbox che si chiama 24 Hour Photo Finish Shadow Primer e ne metto un filo appunto qui nella zona delle palpebre. E ora con una cipria, io utilizzo sempre quella di Coty nel colore Naturally Neutral, vado a fissare la mia base, però non metto tanta cipria come faccio solitamente, ne metto un velo leggero solo al centro del viso e ne metto leggermente di più nella zona del contorno occhi per andare a fissare il mio correttore, perché non voglio che durante il giorno poi si vada ad infilare nelle pieghette. Non lo applico con la spugnetta come faccio sempre, ma utilizzo un pennello. Mi raccomando, ricordatevi sempre di levare eventuali pieghette che nel frattempo si siano formate. Poi prendo il pennello e fisso la zona. A questo punto dobbiamo iniziare ad aggiungere dei colori sul nostro viso a partire dalla terra e dagli ombretti. L'effetto su di me non potrà mai essere lo stesso effetto che aveva lei perché il colore della pelle è evidentemente molto diverso. Tutto ciò che metto su di me sembra subito molto molto forte, invece lei avendo una carnagione più scura può utilizzare dei colori più forti senza che si veda così tanto lo stacco. Io comunque cercherò di ricreare lo stesso effetto che aveva lei su di me, però tenete a mente che in base al vostro colore di pelle dovete utilizzare dei colori diversi e dovete utilizzarne in quantità diverse. Finiamo la nostra base andando ad applicare un po' di terra. Lei aveva veramente un leggerissimo effetto abbronzato, giusto per dare un velo di colore al viso e per dare un po' di tridimensionalità, però l'effetto neanche si vedeva, era qualcosa di veramente impercettibile. Ha voluto davvero ricreare un, diciamo, no makeup makeup per il suo matrimonio. Quindi lo metto leggermente sugli zigomi, diciamo quasi ad andare a sostituire blush e terra insieme. Lo metto leggermente all'attaccatura dei capelli. Tra l'altro mi sono dimenticata di mettere gli anelli, che ridere, proprio quando faccio il trucco del matrimonio. Non mettiamo assolutamente blush, mettiamo invece un po' di illuminante, però non lo applichiamo come facciamo solitamente con un pennello preciso qui nella zona dello zigomo. Lo stavo aprendo al contrario, infatti lo metti prima. Prendo il pennello con il quale applico il blush solitamente, magari anche leggermente sporco di blush non fa nulla, e ne prendo davvero un pizzico. E quello che faccio è passo così sullo zigomo in modo che non si veda la striscia netta dell'illuminante, ma lo zigomo abbia questo effetto luminoso che sembra appunto venire dalla pelle, non da un prodotto che ci mettiamo sopra. Passo leggermente anche sul naso, leggermente anche al centro della fronte. Mi raccomando ragazzi, ne sto prendendo davvero pochissimo e poi scarico il pennello, voglio questo effetto di viso super luminoso, ma non si deve vedere che ho applicato l'illuminante. Cercate di non optare per illuminanti con i glitter dentro, ma piuttosto illuminanti che diano solo un effetto riflettente. Passiamo alle sopracciglia. Le sopracciglia erano evidentemente disegnate, anche se erano disegnate in modo molto naturale, anche queste non dritte, spigolose dalla di Gabbiano. Quindi cercherò di evitare il brow pot che utilizzo solitamente, che mi dà un effetto molto definito. Piuttosto utilizzo la matita di Nabla, questa qui è nel colore Jupiter. Pettino le mie sopracciglia all'insù e poi le vado a riempire. Cercate anche se le ridisegnate da capo, come faccio io in questo caso, di seguire la vostra forma del sopracciglio, cioè di non stravolgerla completamente o di non creare delle sopracciglia troppo scure, troppo definite e che si veda siano troppo finte, perché tutto il look è super naturale. Se ci andiamo a mettere delle sopracciglia evidentemente molto disegnate e molto finte, non ci sta bene poi con l'intero look. Ora, siccome ho utilizzato la matita per disegnare le mie sopracciglia, che è un prodotto in crema, voglio andare a fissarla utilizzando un po' di polvere. Utilizzo questo qui, che è il kit di Gosh Cosmetics, e faccio un mix tra i due colori più scuri, questi due, e vado direttamente sopra la matita per fissarla. Ora
Ora passo al trucco degli occhi, lo realizzo utilizzando due palettine che sono queste qui, una di Smashbox e una di Milani. Calcolate che gli ombretti che utilizzeremo sono molto molto naturali e facilmente reperibili, quindi non dovete avere per forza queste due palette, ma potete utilizzare anche altri ombretti. Il trucco degli occhi era ancora una volta naturale e impercettibile, cioè non si vedeva dove iniziava il trucco e dove finiva. Utilizzo questo ombretto qui dalla palette di Smashbox, che è un nocciola con un pennello da sfumatura, e lo vado a pressare vicino alle ciglia. Poi, con lo stesso pennello, mi aiuto a sfumarlo mano a mano che mi allontano, in questo modo, nella piega dell'occhio. Ne prendo ancora un po' solo con la punta del pennello e lo presso più vicino alle ciglia. Stesso ombretto, cambio pennello e ne prendo uno preciso a penna. Ne prendo davvero un pizzico e batto via l'eccesso e vado all'attaccatura delle ciglia. Ragazzi, deve essere davvero impercettibile, giusto per metterci un filo di colore anche lì, ma non si deve vedere che abbiamo applicato un ombretto. Ora utilizzo la palette di Milani e prendo il colore chiaro, che è un colore luminoso, potete utilizzare anche lo stesso illuminante che abbiamo messo sul viso. Con un pennello piccolo e preciso faccio un punto luce qui, che è la cosa più evidente di tutto il trucco che aveva lei. E lo vado a tamponare con il dito in modo da renderlo super super naturale. Cambio pennello, ne prendo uno leggermente più grande. Prendo lo stesso ombretto, però quello che faccio è scarico bene il pennello sul dorso della mano, perché voglio dare un tocco luminoso qui sotto il sopracciglio, ma ancora una volta voglio che sia davvero impercettibile, quindi poi ci passo anche con il dito per scaricare l'ombretto, giusto per avere un punto in cui la luce si rifletta, ma ancora una volta non si deve vedere che ci sia realmente un ombretto applicato. Ora prendo una matita nera e utilizzo questa qui automatica di Essence. Qualsiasi matita nera che sapete duri sul vostro occhio va benissimo. Questa su di me dura tutto il giorno, non sbava, non cola, non si stampa sulla palpebra superiore, però affidatevi alla matita nera che sapete lavora bene sul vostro occhio. Vado a fare una riga sottilissima all'attaccatura delle ciglia superiori. Non realizzo nessuna codina e cerco di lasciare l'angolino interno libero. Quindi diciamo parto da qualche millimetro dopo l'angolo interno, dove più o meno iniziano le ciglia, e arrivo fino alla fine. Deve essere una riga molto molto sottile che andremo poi a sfumare con l'ombretto. Per realizzare questa riga mi avvicino molto bene allo specchio, altrimenti mi ritroverò con una riga così spessa nera e non voglio. Prima che la matita si asciughi completamente, con un pennello angolato cerco di sfumarla leggermente, non la porto troppo in alto, voglio semplicemente togliere quell'effetto super netto che ha una riga di matita nera. Come per la matita per le sopracciglia, anche questo è un prodotto in crema, quindi vado a fissarla con un ombretto. Prendo il nero dalla palette di Milani, non voglio allargare la sfumatura della matita, ma semplicemente andare a fissarla, quindi ne prendo un po' con il pennellino, tampono l'eccesso e vado a pressare l'ombretto sulla mia matita. Riprendo lo stesso pennellino a penna che abbiamo utilizzato nella parte inferiore, senza aggiungere nessun prodotto, passo leggermente su questa sfumatura in modo da stendere nel miglior modo possibile matita e ombretto che abbiamo applicato. Concludiamo con un velo di mascara sulle ciglia superiori e poi applichiamo un paio di ciglia finte. Sono sicura che lei avesse le ciglia finte, anche se credo avesse delle lash extension molto molto naturali. Io ovviamente non ho le lash extension, quindi metterò le ciglia finte di Eylure nello stile 80, che sono molto naturali, lunghe e poco voluminose. Credo che un filo di mascara lo avesse anche sulle ciglia inferiori, però era veramente impercettibile. O forse lei aveva delle ciglia già nere, le mie sono bionde, quindi come vedete non si vedono. Quello che faccio è scarico bene il pennello del mascara, in modo che posso applicare davvero uno strato sottile di mascara sulle ciglia inferiori. Il trucco degli occhi è completato qui, adesso passiamo al trucco delle labbra. Utilizzo una matita che sia dello stesso colore delle mie labbra, giusto per andare a definirle e a ridisegnarle leggermente. Secondo me lei sulle labbra non aveva
quasi nulla, o almeno aveva un po' di matita applicata così e magari tamponata via. Siccome le mie labbra sono piccoline e poco definite, voglio applicare una matita labbra. Utilizzo questa qui, che fa parte di un kit di Primark, è del colore perfetto delle mie labbra, e vado a ridisegnarle cercando di non esagerare modificando troppo la forma. Come ultima cosa fisso tutto quanto il viso con uno spray fissante e luminoso, questo qui è quello di Glam Glow Glow Setter. Ed eccoci qui con il trucco completato, spero tanto che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto o vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se lo ricreerete nel giorno delle vostre nozze, credo sia un trucco bellissimo e facilissimo da ricreare anche da sole. E voglio ribadire per l'ultima volta che secondo me lei era davvero stupenda e bellissima e ci ha dato l'esempio, un grande esempio da seguire, cioè che dobbiamo anche rispettare la nostra bellezza senza andare a modificarla poi così tanto, specialmente in un giorno così importante e davanti alla persona che stiamo per sposare e che amiamo. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciare o di iscrivervi al canale, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!